Ragazzuoli cari, benvenuti a un nuovo video sul mio canale. Vi ringrazio per aver atteso un paio di giorni in più, ma veramente avevo una voce in condizioni pietose. Siccome i video su The Last of Us ci tengo, ci metto più passione del solito, preferivo che uscissero con un tono di voce accettabile, ecco. Vi informo anche che domani barra dopodomani uscirà il video one shot, ovvero la serie in cui vi tiro fuori un episodio di una sola serie, in cui andremo a vedere Ghost of Tsushima multiplayer. Non ho ancora idea di come sarà, vi dico solamente che con me ci sarà il mio amico Rotungs. Comunque, oggi siamo qui per portare la storia di Ellie di The Last of Us, personaggio che sin dal primo capitolo della saga la Naughty Dog ha definito il protagonista assoluto dell'opera. Vi informo che con piacere ho deciso di tornare su Telegram, questa volta però non con un gruppo ma con un canale dove manderò notizie, piccoli audio dove vi informerò sulle prossime uscite dei video e magari manderò anche qualche leak per quanto riguarda i videogiochi che stiamo aspettando. Trovate tutto nella descrizione se volete unirvi o nel primo commento fissato in alto. Comunque ragazzi, il video contiene spoiler su tutto ciò che ha a che fare con la saga. Mi raccomando, se non ne volete, chiudetelo immediatamente. Niente ragazzi, detto questo direi di iniziare. Forse in pochi conoscono The Last of Us, il sogno americano, fumetto canonico della storia del videogioco, scritto da Neil Druckmann. Il comic prende vita durante lo sviluppo del primo The Last of Us, pubblicato dalla Dark Horse, narra le vicende prima di Left Behind e si focalizza su come Ellie abbia conosciuto Raleigh. Il fumetto inizia con Ellie, appena tredicenne, in viaggio su un autobus, la quale sta ascoltando della musica con un Walkman Sony, che ritroveremo nello zaino di gioco. Ci viene fatto vedere come la zona di quarantena militare sia rigida, per quanto riguarda le regole, e la vita al suo interno più dura del solito, ma sicuramente più sicura di quella esterna. Neanche a farlo apposta, pochi minuti dopo Ellie si azzuffa con dei bulli, ma arriva un'altra bambina a salvarla, pestando uno dei bambini. Esatto, parliamo proprio di Raleigh. Quello è infatti il primo incontro tra le due scalmanate, che presto diventeranno ottime amiche, come sappiamo. Dopo la rissa, Ellie è l'unica che viene beccata, però, e spedita dalle autorità che si occupa di questi casi a lavare le auto della milizia, le quali vengono utilizzate per spedizioni contro le luci o per pattugliare la zona esterna. È facile quindi intuire come non si tratterà solo di pulire il fango delle ruote. Ellie, disgustata, prende coraggio e decide comunque di mettersi al lavoro, ma mentre cerca il Walkman per ascoltare della musica si rende conto che Raleigh gliela ha rubato e, a fine lavoro, la raggiunge in mensa, dove la ragazzina gli renderà il lettore musicale commentando, ironicamente, i gusti musicali di Ellie. La stessa notte il destino delle due cambierà radicalmente. Ellie infatti si alzerà dal letto dopo essersi accorta di alcuni rumori e noterà Raleigh intenta fuggire dal dormitorio. Qui alla nostra protagonista verrà permesso di unirsi all'uscita, a patto di riuscire a tenere il passo e a mantenere un basso profilo. Raleigh ed Ellie raggiungeranno un centro commerciale abbandonato, lo stesso che vedremo nel DLC di gioco Left Behind, e la prima cosa che noteremo è una vecchia sala giochi con molti cabinati. Ellie, affascinata da tutto ciò, rimarrà in silenzio a riflettere su quanto i bambini della sua età, ai tempi prima dell'infezione, furono fortunati. Non potendo però comprendere appieno la calma di quel periodo, il suo sogno ad occhi aperti finisce e nota come in realtà quella sala giochi non è un posto per svagarsi, ma un vero e proprio cimitero. Raleigh a quel punto la porta dove era diretta, dal suo amico Winston, accampato al centro commerciale. Il vagabondo sembra conoscere molto bene Raleigh, al punto che dice che quando la ragazza è nei paraggi succede sempre qualcosa. Il vecchio scontroso però viene addolcito da quest'ultima, che gli porta una bottiglia di alcol e, in cambio, deve insegnare ad Ellie come cavalcare. Winston accetta e si allontana con la nostra protagonista in groppa a principessa, questo il nome del cavallo, lasciando quindi incustodito il suo accampamento. Raleigh approfitta di ciò, usando Ellie quindi come diversivo ed entrando nella tenda di Winston, rubando una ricetrasmittente tra le sue cianfrusaglie. Quando il vagabondo torna dal tour del centro commerciale, la sua attenzione viene catturata da un'esplosione che annuncia uno scontro. Winston avverte quindi le ragazze di andarsene e i tre si dividono. Fuggite dal centro commerciale, Raleigh tira fuori la ricetrasmittente e, smanettandoci un po', riesce a localizzare la posizione delle luci, un gruppo di sopravvissuti che cercano a tutti i costi di salvare l'umanità e a cui essa vuole unirsi.
Spostandosi sui tetti, le due ragazzine trovano proprio le luci e la milizia in un conflitto a fuoco. A questo punto Raleigh tira fuori due bombe fumogene, rubate sempre al povero Winston, e assieme a Ellie riuscirà a coprire le luci creandogli una via di fuga ma spostando l'attenzione della milizia su di loro. Fuggite senza neanche troppa difficoltà, Ellie e Raleigh verranno attaccate da una runner attirata probabilmente dai colpi d'arma da fuoco. Riusciranno ad ucciderla, ma dai rumori della colluttazione un nuovo gruppo di infetti le inseguirà. Fortunatamente però le ragazze vengono salvate dalle stesse luci a cui hanno coperto la fuga. A differenza loro non sono molto amichevoli e la prima cosa che fanno è stordirle per rapirle. Ellie si sveglia per prima nel nascondiglio delle luci e prova a liberarsi per attaccare una guardia. A quel punto però si presenta la regina delle luci, ovvero Marlene, che di sua spontanea volontà libera sia Ellie che Raleigh. A questo punto Marlene dà una lettera ad Ellie, raccomandandosi di leggerla solo ed esclusivamente una volta allontanata da lei. In tutto questo Raleigh però inizia a parlare di come voglia unirsi alle luci, insistendo con il desiderio di spiegare come Marlene sia una grande ispirazione per i suoi ideali. In questo momento però il gruppo viene raggiunto da altri sopravvissuti che attaccano le luci uccidendone una. Marlene però ha la prontezza di affrontarli ed insieme ai suoi altri uomini e con la complicità di Ellie e Raleigh elimina anche l'ultimo rimasto. È proprio lì che Raleigh tirerà fuori un'altra provocazione a Marlene dicendogli che è la seconda volta che viene salvata da lei ed Ellie. La regina delle luci però in quel momento si altera e afferrando Raleigh per il collo gli metterà in chiaro le cose. Vestirsi come lei e giocare a fare la luce non è per niente divertente e non è un gioco. Gli ideali delle luci stesse non sono qualcosa che una bambina può arrivare a comprendere. Il senso del sacrificio non è capibile, secondo Marlene, a 13 anni. La ragazza tiene testa al dibattito però e spiega come invece abbia avuto il coraggio di sparare in testa a suo padre dopo che egli ha sbranato sua madre. Con Raleigh ancora a terra e Marlene che la tiene in ostaggio, Ellie si libera velocemente della guardia che la bloccava, rubandogli la pistola e facendo fuoco vicino alla regina delle luci, spaventandola. Marlene, a questo punto, chiamerà Ellie per nome, intimandole di calmarsi. La ragazzina concorda e mette giù l'arma, ma non prima di avergli chiesto più informazioni. Marlene a questo punto rivelerà di essere sempre stata accanto alla madre di Ellie, Anna, la quale lavorava come infermiera e prima di morire ha chiesto a Marlene di prendersi cura di Ellie in sua assenza. Nonostante la sua posizione come leader delle luci, la donna ha accettato, ma dopo un po' si rese conto che il compito di gestire una bambina non era cosa per lei e, a malincuore, ha dovuto lasciare Ellie in un collegio militare. Dopo tutte queste rivelazioni, Marlene, oltre alla lettera donata alle prima, cede ad Ellie anche il coltellino che apparteneva ad Anna, per poi andarsene. Il fumetto termina con Ellie determinata a fuggire altrove, a patto che sia con Raleigh, ma la ragazza, dopo aver detto che troverebbe solamente un altro modo differente per morire, convince Ellie a tornare indietro. Qualche periodo dopo gli eventi di The Last of Us il sogno americano, Ellie è diventata una 14enne e sono 6 settimane che non vede più Raleigh, la dà quindi per morta, ma la sua amica compare misteriosamente nel suo dormitorio tirandogli uno scherzo di cattivo gusto, fingendosi un infetto e mimando di mordergli il collo. Ricongiunte le due amiche scopriamo che Raleigh si è unita alle luci, mentre Ellie fa parte della milizia ora e con essa punta a sterminare tutte le luci. Raleigh è fortemente desiderosa di far uscire Ellie in quel momento. Lei, anche se inizialmente contraria, decide di seguire l'amica. La protagonista verrà portata al centro commerciale, lo stesso in cui ha imparato a cavalcare, e confesserà a Raleigh di esserci venuta spesso durante queste settimane per trascorrere un po' di tempo con il cavallo di Winston. Ignara, ovviamente, che l'uomo la osservava di nascosto. Winston, infatti, di ritorno da una pattuglia, trovò Ellie a piangere al suo accampamento, poiché le mancava Raleigh e si recava lì ogni giorno per cercarla. L'uomo però non ha mai avuto il coraggio di confortarla. L'ex soldato poi morì nei giorni successivi per un infarto che lo fece cadere dal cavallo, ricordando molto la caduta di Joel dal cavallo nel primo The Last of Us. Comunque sia, Ellie e Raleigh si divertono assieme, fanno a gara chi spacca più vetri di un'automobile, giocano con le pistole d'acqua e passano nella sala giochi vista già in The Last of Us il sogno americano.
Ellie ad un certo punto chiede a Riley con determinazione il motivo per cui l'ha portata qui. L'amica rivela quindi con riluttanza che le luci l'hanno assegnata a un altro gruppo, che opera in una città diversa, e voleva vedere Ellie per l'ultima volta, nonostante Marlene glielo abbia proibito. Tuttavia, dopo la battaglia con le pistole d'acqua sopracitata, Ellie supplica Riley di lasciare le luci e tornare a vivere con lei, le stesse luci in cui Ellie l'aveva spinta ad unirsi. Riley a questo punto lascerà cadere la medaglietta delle luci e, baciando Ellie, afferma ironicamente che Marlene non sarà contenta di tutto ciò. Un gruppo di runner però la raggiunge a causa della musica che avevano messo, ma li combattono senza difficoltà. Purtroppo però, dopo essere scappate per un periodo di tempo, le due ragazzine vengono morse. Confrontandosi, Ellie e Riley decidono di non spararsi in testa, ma di aspettare e rendere il tutto più poetico, perdendo la testa e trasformandosi assieme. Ciò nonostante, Riley è l'unica che soccomba all'infezione, mentre Ellie non si trasforma, ed è quindi costretta ad uccidere la sua amica. Sebbene la bambina sia immune, nel suo cervello, come sappiamo, ha comunque una forma mutata di infezione. Proprio per questo Marlene la prende sotto la sua ala e progetta di portarla a Salt Lake City per la creazione di un vaccino. Cosa che Ellie accetta, poiché ritiene che la cura del Cordyceps possa essere l'unica cosa che toglierà il senso di colpa per essere sopravvissuta da sola e non morta con Riley. In 2 settimane, l'unica cosa che l'infezione svilupperà esternamente ad Ellie sono dei piccolissimi funghi attorno al segno del morso e nessun altro effetto estetico. Gli eventi del primo The Last of Us iniziano quindi 2 settimane dopo quelli raccontati fino ad ora, esattamente nel periodo in cui Marlene progetta di lasciare Boston per Salt Lake City assieme a Robert, un contrabbandiere che assolda come scorta di Ellie. Durante la ricerca di Robert, però, la donna viene ferita e per scortare la ragazzina fuori da Boston decide di ingaggiare 2 contrabbandieri ancora più famigerati e temuti del primo, ovvero Joel e Tess. Nella città le luci hanno totalmente perso il controllo, la milizia di Boston sta massacrando, uccidendo tutte le pattuglie di Marlene, ed Ellie, nonostante tutto, vuole rimanere con la donna, la quale, stizzita, risponde ad Ellie che Joel è probabilmente all'altezza, secondo Tommy, che ricordiamo essere il fratello di Joel, che ha avuto un passato nelle luci. A questo punto Marlene costringe Tess ad andare a controllare la paga dell'incarico, mentre Joel porterà Ellie in un edificio sicuro per riposare e attendere. Nel viaggio però non mancheranno di certo scambi di battute tra loro. Come sappiamo, infatti, Ellie evita di rispondere alla domanda sul perché la sua vita per Marlene valga così tanto, ma informa Joel che i suoi genitori sono morti e la sua età è di 14 anni. Quando Tess torna e conferma che la paga è addirittura ben oltre le loro aspettative, Joel prende Ellie e i due lasciano la zona. La felicità della bambina nel vedere che è finalmente fuori la zona di quarantena è ben visibile. Purtroppo però il suo entusiasmo viene fermato da una pattuglia militare che li ferma per scansionarli e individuare tracce di infezione. Nel panico generale Ellie pugnala uno dei soldati prima che la scansioni, Joel e Tess uccidono la pattuglia e la donna si rende conto del perché la bambina abbia reagito a quel modo. È infatti risultata positiva al Cordyceps sul rilevatore. Mostrando il dispositivo a Joel, i due si sentono fregati da Marlene, ma mentre la bambina cerca di spiegare che ha quel morso da esattamente 3 settimane, arrivano altri soldati e i 3 sono costretti a fuggire dalle fogne. Una volta fuori dai guai, Ellie cerca di convincere i 2 sul fatto che sia veramente immune e che lei è la chiave per trovare un vaccino. Joel è riluttante alle sue parole ed esprime la frustrazione a Tess, ma la donna, che è più ragionevole e convinta che questa volta forse luci hanno ragione, lo calma. I ribelli, infatti, fino ad ora hanno solamente messo carne sul fuoco con discorsi pressoché inutili sul come trovare una cura, ma questa volta forse potrebbero avere ragione. Soprattutto con una prova umana del genere. La diffidenza di Joel rimarrà però comunque giustificata. Arrivati a un punto d'incontro dove Joel e Tess speravano di trovare le luci di Marlene, come detto da quest'ultima, si scopre che la pattuglia è già stata eliminata dalla milizia e che Tess è infetta. Joel, visibilmente alterato, decide che non porterà a termine il compito, ma la donna mette a confronto il suo morso con quello di Ellie, dimostrando che, per quanto riguarda la ferita, c'è tantissima differenza. In più, quello di Tess in una sola ora è peggiorato. E Joel viene quindi convinto. La donna rimarrà indietro per rallentare la milizia, i 2 fuggiranno grazie ad una metropolitana, dove Ellie darà l'ultima e nuova prova dell'immunità
respirando tranquillamente una grande quantità di spore. Lontani dai soldati, Ellie si sente in dovere di scusarsi. La bambina che ha in testa fisso il ricordo di Riley, ogni qualvolta muoia qualcuno per un contagio, ha un peso morale non indifferente. Joel purtroppo questo non lo sa e non lo capisce, evita anche di affezionarsi ad Ellie e le chiede di non parlare mai più l'una del passato dell'altro, togliendosi dalla bocca il nome di Tess per quale l'uomo sta soffrendo, ma lo nasconde nel miglior modo possibile. Comunque sia, la loro missione non è ancora finita. Joel infatti fissa la prossima tappa in una città abitata da un folle di nome Bill, che gli deve dei favori e che probabilmente è in grado di rimediargli un'auto per il viaggio, poiché è pressoché lungo. Ellie non ha neanche idea di chi egli possa essere, ma ha promesso a Joel di seguirla in ogni cosa che fa e di seguire ogni ordine che gli impartirà. Tagliando per un bosco per arrivare a Lincoln, il quale si trova a nord di Boston, Ellie si emoziona nel vedere così tanta natura attorno a sé. A 14 anni non ha mai visto nulla del genere e Joel, per la prima volta, si fa scappare un sorriso. Incontrato Bill e scampati da un'orda di infetti, Ellie conosce l'uomo, il quale si rivela essere un meccanico su di giri con la testa molto calda, visto che per prima cosa ammanetta la bambina e perquisisce Joel per notare se è infetto. Ellie si libera e attacca Bill. Ma Joel, in poco tempo, ferma la rissa. Appena le acque si calmano, Joel spiega il suo obiettivo di consegnare Ellie, e per far ciò necessita di un'auto che, ovviamente, solo Bill può trovare. L'uomo acconsente, a patto che poi siano pari con i favori che gli deve. Nel discorso scopriamo anche che l'uomo è un meccanico gelosissimo delle sue cose, come si dimostra essere quando sorprende Ellie a curiosare sui suoi fumetti. Bill comunque aiuta la coppia a rifornirsi, li accompagna per tutta Lincoln ed Ellie in questo tratto ha la possibilità di incontrare il suo primo blooder. Comunque sia, arriveranno alla casa del partner di Bill, Frank, il quale scopriremo però essersi suicidato. Il meccanico non ha nemmeno il tempo di piangerlo che scopre la macchina di Frank funzionante e con l'unico problema della batteria scarica. Mentre Bill la mette in moto però, dobbiamo soffermarci su una piccolezza ma che per Ellie è veramente molto importante. Soprattutto perché nella storia di Joel queste cose non le ho neanche accennate, nonostante si parli degli stessi avvenimenti. La piccolezza riguarda un complimento di Joel ad Ellie, dicendogli che se la sta cavando veramente bene. In più, bisogna anche notare come Joel, prima di questo evento, abbia negato di dare un'arma a Ellie, cosa molto interessante poiché il rapporto tra i due e le armi si evolve come ogni cosa nel mondo di gioco che, esattamente come disse Druckmann, prima di droppare entrambi i titoli, tutto quello che ha a che fare con l'universo di The Last of Us ha una vita propria. Comunque sia, i tre riescono a far partire l'auto e in balia di molti infetti fuggono senza problemi. Appena fuori Lincoln, Bill si fa lasciare fuori in strada e saluterà Joel, ma non prima di avergli ceduto un sifone per raccogliere la benzina delle auto abbandonate. Durante il viaggio la piccola Ellie tirerà fuori un sacco di fumetti e riviste rubati al covo di Bill ed è lì che si appassionerà a Savage Starlight, ma si lamenterà di dover trovare gli altri numeri se vuole finire la storia. Chiuso il fumetto, Ellie aprirà una rivista per adulti omosessuali e farà commenti sulle parti intime di uno dei modelli. Joel cade nell'imbarazzo totale e non sapendo cosa fare le chiede di mettere giù il giornaletto, ma proprio in quella situazione Ellie dirà che due pagine sono incollate, lasciando l'uomo senza parole. Appuntato da Ellie che tutto ciò non è vero e che voleva soltanto vedere la faccia di Joel mentre scherzava, lancerà la rivista dal finestrino e si addormenterà. Quando si sveglierà potrà osservare che Joel in tutto questo tempo è riuscito ad arrivare a Pittsburgh, ma è rimasto bloccato da una fila incommensurabile di auto ed è costretto a prendere una strada secondaria, dove però dei banditi li fermeranno grazie ad uno degli stratagemmi che anche Joel usava in passato. Sconfitti i banditi, l'auto si rivelerà inutilizzabile e proseguiranno a piedi. È interessante notare come durante la permanenza a Pittsburgh Ellie provi a legare con Joel, chiedendogli addirittura se ha mai visto Dawn of the Wolf, un film presente in molti cartelloni pubblicitari. L'uomo che ha avuto modo di vederlo con Sara, ma non vuole ancora rivelare il suo passato ad Ellie, dirà semplicemente che è uno stupido film per adolescenti e che non ricorda dove lo abbia visto. Ellie qui tirerà fuori un libro di barzellette come quelli che leggeva Riley e per tutta la città
Joel subirà freddure su freddure. Nel bel mezzo dell'attraversare Pittsburgh, un uomo attaccherà Joel, disarmandolo e tenta di affogarlo. Ellie reagisce d'istinto impugnando la pistola, uccide il cacciatore. Joel si arrabbia perché lei ha disobbedito e ha utilizzato un'arma. Tuttavia la ragazza gli urla che dovrebbe ringraziarla, ma Joel anche qui fa il freddo e ignora l'affermazione. Ellie, che inizia a capire come ragiona Joel, riproporrà di parlare dell'accaduto solo quando saranno definitivamente al sicuro per ottenere una risposta onesta, ma viene nuovamente snobbata da Joel, anche se sembra che l'uomo si stia convincendo delle capacità della ragazzina. Presto infatti incontreranno un gruppo di cacciatori che pattugliano in croce. In questa occasione Joel terrà Ellie nascosta e si fiderà per la prima volta di lei, lasciandole il suo fucile da caccia e incaricandola di guardargli le spalle mentre elimina di soppiatto i cacciatori. Come prima volta Ellie se la caverà bene, veramente bene, e Joel si alleggerirà lasciandole una pistola, raccomandandole soprattutto che servirà solo per le emergenze. Ho trovato tenero che Joel si scioglie nei confronti di Ellie mentre si assicura di sapere che la bambina sappia come togliere e mettere la sicura, ma andiamo avanti. Successivamente incontreranno Sam e Harry, due sopravvissuti che cercheranno di ricongiungersi al loro gruppo. Dopo qualche dissapore e piccola bisticciata, come Harry che non aiuta Joel inizialmente, i quattro andranno molto d'accordo e condivideranno spesso le loro razioni, così come le loro opinioni. Nel bel mezzo di una notte Ellie entra nella camera di Sam per regalargli un giocattolo che durante il giorno suo fratello gli aveva negato di prendere, poiché trovava utile raccogliere solo ciò che è essenziale per la loro sopravvivenza, ed ha effettivamente tutte le ragioni del mondo. In questo punto della storia, nonostante siamo di fronte a due bambini, avremo un dialogo da brividi. Dei ragazzini non dovrebbero neanche poter pensare queste cose alla loro età. Ma ricordiamo che ci troviamo in un altro mondo, non c'è quasi differenza tra adulto e bambino e lo capiamo subito. In uno scambio di battute Sam chiederà ad Ellie qual è la cosa che la spaventa di più e la ragazzina rivela che la sua più grande paura è rimanere sola. Tenete a mente questo dialogo. La mattina seguente Ellie tornerà nella stanza di Sam per svegliarlo, ma il bambino la aggredirà, trasformato in runner. Dopo un finale amaro per i due fratelli che vedrà Harry eliminare Sam per poi suicidarsi, terminerà un altro capitolo del viaggio di Ellie e Joel. Il gioco riprende quando il duo raggiunge la contea di Jackson cercando Tommy. Ellie, prima di arrivare in città, riempie Joel di domande sul fratello e sul perché i due abbiano litigato, poiché la ragazza gli fa notare che non sono mai stati assieme. Grazie a queste domande Joel inizia un po' a sciogliersi ed Ellie viene a conoscenza del passato di Tommy, sa che è stato nelle luci e che ha sempre visto il mondo in modo diverso da Joel. Arrivati a Jackson, Ellie viene presa da Maria e accompagnata a mangiare qualcosa. Nel cammino Ellie rivelerà a Joel che sa cavalcare, menzionando Winston. I due ora si separano, Joel va ad accompagnare Tommy alla centrale ed Ellie rimane con Maria per mangiare qualcosa. La moglie di Tommy, mentre offre del cibo ad Ellie, ha modo di parlare con la ragazzina e lei, che non ha mai avuto risposta da Joel, chiede a Maria qualcosa del suo passato. Ellie viene a sapere che Joel, il giorno in cui è scoppiata la pandemia, ha perso sua figlia e non è mai riuscito a superare il lutto, se non con la forza d'animo e il senso di difesa per suo fratello, ricevendo anche una foto di Joel e Sara in un campo da calcio dopo che l'uomo l'ha rifiutata da Tommy. La contea di Jackson verrà attaccata da dei cacciatori, Maria cerca di scappare con Ellie al sicuro, ma combatteranno comunque senza ferirsi e, al congiungimento con Joel, Tommy parla con Maria. Ellie, confusa, chiede spiegazioni su cosa ha detto Joel al fratello, ma lui le risponde male, quindi, stanca di essere trattata a pesci in faccia nonostante stiano condividendo un'avventura, ruba un cavallo e fugge in un vecchio ranch abbandonato. Mentre la ragazzina legge un diario di un adolescente della sua età e nota come in passato ci si lamentava dei fidanzati e di quale vestito abbinare all'altro, viene raggiunta da Joel e lo affronta. Stanca di essere messa in secondo piano e delusa da Joel, che vuole scaricarla il prima possibile ma senza mai capirne il perché, ora che Maria gli ha raccontato di Sara, comprende il dolore dell'uomo, le sue paure, le sue insicurezze e lo spinge ad affrontare il suo passato. Joel ancora una volta annegherà, ma Ellie gli farà capire come nel mondo di adesso si fida solamente di lui, poiché tutte le persone a cui voleva bene sono morte o l'hanno lasciata sola.
Joel, inizialmente arrabbiato per la verità sbattutagli in faccia da una quattordicenne, conferma il suo piano di affidarla a Tommy, il quale la porterà dalle luci stanziate in un laboratorio universitario. Ritornando a Jackson, Ellie ha un dolore e una rabbia dentro sé allucinanti. In quel momento non sopporta più Joel, ma gli vuole comunque un bene dell'anima. Nel momento in cui Tommy sta per portare tutti in città, Joel lo ferma e, affermando che si terrà un solo cavallo, che Ellie chiamerà Callus, dice che continuerà da solo il viaggio con Ellie, visto che al ritorno ha avuto modo di pensare e ricordare cosa ha passato con lei. Continuando il viaggio che porterà alle luci, arrivano in un'università. Il duo, che ormai ha legato e si prende cura l'uno dell'altra, avrà modo di parlare di più del loro passato. Ellie, curiosona come sempre, scopre che Joel ha avuto Sara da molto giovane e non vuole proprio parlare di sua moglie. In più l'uomo gli racconta che avrebbe sempre voluto fare il cantante, poiché ha una passione sfrenata per la musica. A quel punto Ellie ti chiederà anche di cantare qualcosa, ma l'uomo declinerà di nuovo l'offerta, ma promettendogli che in futuro lo farà. Tra un discorso e l'altro, Ellie avrà anche modo di vedere per la prima volta in vita sua delle scimmie. Anche Joel qui si emozionerà per la ragazza. Comunque, arrivano al presunto laboratorio delle luci ma non trovano nulla. In un nastro udibile si viene a scoprire che le luci sono fuggite ed altre ancora sono state infettate anni addietro e che le uniche rimaste si trovano a Salt Lake City. Nemmeno il tempo di concentrarsi su come arrivarci che Joel viene aggredito da un sopravvissuto e dopo uno scontro fisico cadranno giù dal laboratorio da un'altezza considerevole. Il bandito muore sul colpo rompendosi l'osso del collo, mentre Joel è fortunato e rimane ferito solo ad un fianco, impalato in alcuni detriti. Ellie corre immediatamente a soccorrere l'uomo e, aiutandolo a raggiungere il cavallo, troverà un posto per tenerlo al sicuro mentre lo guarirà. Parliamo infatti del centro commerciale abbandonato, dove Ellie utilizza il suo abbigliamento estivo per tamponare la ferita e, tenendola premuta con un nastro adesivo, cerca di fermare l'emorragia. Nel frattempo si addentrerà da sola nel centro commerciale per trovare qualcosa con cui ricucire la ferita di Joel. Prese delle medicine ed un kit medico, Ellie riesce a medicare l'uomo legato ad uno slittino. Joel viene quindi trasportato al Lakeside Resort e nascosto in una casa mentre si riprenderà. In questo periodo Ellie caccerà e raccoglierà cibo, come meglio crede. In un giorno di caccia qualsiasi, la bambina però si troverà a rincorrere un cervo che ha quasi ucciso per ricavarne del cibo. Ed è lì che incontrerà David, il capo di alcuni sopravvissuti del posto, con il quale scenderà ad un patto pacifico, ovvero quello di scambiare il cervo per delle provviste e degli antibiotici per Joel. Come insegnatogli da quest'ultimo, Ellie non ha mai rivelato il suo nome, neanche quello di tenere Joel nascosto. Allo stesso tempo tiene sempre la guardia alta, discute anche in un certo senso con la filosofia di David, che ha come ideale la frase «succede tutto per un motivo» e riguarda il destino. Per vincere sul battibecco, David spiega come siano stati i suoi uomini ad attaccarli all'università, e guarda caso lei è venuta a chiedere aiuto proprio al capo. James, l'uomo più vicino a David, tornando sente la conversazione e tiene Ellie sotto tiro. Il suo capo però gli ordina di lasciarla andare dandogli delle medicine. Ellie, accettato lo scambio, torna da Joel, somministrandogli l'antibiotico nel sonno, ma in quel momento dei rumori attirano la sua attenzione. Gli uomini di David hanno disobbedito al loro capo. I compagni uccisi all'università, infatti, non sono stati perdonati a Ellie e Joel. Per questo, la ragazzina è stata seguita. Ellie, che non è stupida, prende immediatamente Callus e scappa tra la neve cercando di allontanare gli uomini da David dal nascondiglio di Joel. Purtroppo per lei verrà catturata comunque e Callus ucciso. Risvegliata da una cella, Ellie è costretta da David a ascoltarlo parlare del più e del meno. L'uomo si scoprirà essere anche affetto da efebofilia quando tocca la mano di Ellie e le chiede di unirsi a lui. In poche parole, chi ne soffre ha interesse sessuale verso adolescenti che vanno dagli 11 ai 14 anni e con un orientamento prevalentemente etero. Avendo bene a mente le intenzioni dell'uomo, Ellie prova di tutto per farsi liberare, gli rompe un dito, cerca di rubargli le chiavi, prova a morderlo e rivela di essere infetta, ma David, a differenza di James, non sembra credergli, poiché lei si sarebbe già trasformata.
I due cannibali tirano fuori Ellie dalla cella e iniziano ad osservare meglio il morso. Tuttavia la ragazzina ha l'occasione di afferrare un coltello e colpire James alla gola, uccidendolo e dandogli la possibilità di fuggire. David, frustrato, entra in uno stato di caccia all'uomo molto selvaggio e dopo aver provato a sparare ad Ellie, la rincorre fino ad arrivare ad un ristorante. Bloccata dall'uomo dentro la sala da pranzo, Ellie silenziosamente inizia a colpire David e in un momento propizio lo accoltella. L'uomo però riesce comunque ad afferrarla e mentre tenta di ucciderla, strangolandola, Ellie riesce ad arrivare al suo machete e ad ucciderlo brutalmente. Mentre la ragazzina continua ad infierire sul corpo di David, Joel arriva a calmarla e per la prima volta la chiamerà piccola, proprio come faceva con Sara. Arriva la primavera e Joel ed Ellie hanno finalmente raggiunto Salt Lake City. L'uomo continua a spronarla a parlare, ma la nostra protagonista non riesce a spiccicare più parole assieme a causa del trauma subito da David e i cannibali. Ellie però si riprenderà quando vedrà delle giraffe per la prima volta e vedendola così Joel gli chiederà se vuole tornare da Tommy. Per la ragazzina, la speranza di salvare l'intero pianeta è più importante del suo trauma e di quello che ha subito durante questo viaggio, e mettendo quindi da parte ogni paura e ansia, dice che vuole continuare, altrimenti tutte le loro fatiche saranno state inutili. Comunque, attraversando un ponte, Ellie e Joel cadranno in acqua e la ragazza sverrà a causa del non saper nuotare. Joel proverà di tutto per farla rinvenire, utilizzerà anche la respirazione bocca a bocca, ma dei soldati li trovano. In tutto questo Ellie si risveglia con delle luci attorno che gli promettono di trovare una cura, ma per far ciò dovranno prima sottoporla a radiografia e infine addormentarla per procedere con un'eventuale operazione. La ragazzina si risveglia già in macchina con Joel, che gli spiega che non hanno potuto fare nulla e che lei non era l'unica immune che esiste, per questo ha deciso di riprenderla e tornare da Tommy. Prima di entrare a Jackson, però, Ellie chiede un'ultima volta a Joel se tutto ciò che gli ha raccontato è vero e di giurarglielo. L'uomo giura e con uno striminzito ok, che sarà anche una sola parola, ma esprime 2000 dubbi, finisce il primo capitolo. Qualche settimana dopo il suo arrivo a Jackson, Ellie viene accettata dalla comunità anche grazie all'aiuto di Joel, che sta diventando molto più umano. La vediamo infatti con il suo Walkman ad ascoltare musica mentre disegna nella sua stanza. In quel momento entra Joel e prova a parlarle. Ellie è ancora diffidente da Joel e lo capiamo quando l'uomo dice che è da un po' che non parlano ed inizia ad aggiornarlo sulla sua vita, sul fatto che tutti credano che Ellie sia la migliore adolescente del posto, visto che non si ferma mai sul posto di lavoro e preferisce aiutare Jackson più che giocare con i suoi coetanei. Joel rivela anche che Tommy vuole vederlo sposato con una donna di nome Esther, ma Ellie continua ad essere distaccata e fredda, dicendo a Joel che è tardi e domani deve lavorare al muro, quindi in un certo senso lo sta cacciando. Lui se ne va, ma non contento torna con una chitarra e canta una canzone alla ragazzina, mantenendo la promessa fatta un anno prima. Ellie versa qualche lacrima in silenzio e ringrazia Joel a fine esibizione, affermando che è stato bellissimo. La tensione e la distanza tra i due qui sparisce e vengono sostituite dall'amore di un padre verso sua figlia. Nella convivenza a Jackson, Ellie conosce Dina e Jesse, due ragazzi ebrei con cui diventa subito amica. I tre aiutano gli altri residenti di Jackson a pattugliare la periferia per difendersi da orde di infetti e eventuali predoni che potrebbero rappresentare una minaccia per l'insediamento. In questo periodo conosce Kat, una ragazza asiatica che diventerà la sua fidanzata e inizierà a tatuarle la falena che tutti conosciamo per coprire il morso, anche se lei lo spaccerà a tutti per una bruciatura. Nel suo 16° compleanno Ellie verrà accompagnata da Joel, che ormai è suo padre, in un posto segreto per fargli una sorpresa. Lungo la strada, durante le pause, continua a farla esercitare con la chitarra. Secondo lui, infatti, è necessario far venire i calli sulle dita per rendere tutto meno faticoso. Essendo ormai in procinto di insegnargli molte cose, i due attraversano una zona molto ripida e Joel spinge in acqua Ellie per scherzare. La ragazza rimarrà impressionata da ciò che noterà. Infatti, per rispondere a Joel, ha iniziato a muovere i piedi per rimanere a galla e imparato a nuotare.
come se tutto fosse naturale. Più avanti Ellie, che è vendicativa, farà la stessa cosa a Joel, superato il corso d'acqua nuotando comunque i due si ritroveranno in un museo di storia naturale ed Ellie, alla vista di un tirannosauro gigante, si arrampicherà in cima alla statua per tuffarsi in un laghetto dinanzi. Uscita dall'acqua entra nel museo con Joel e inizierà il suo tour per le statue di tutti i dinosauri. Poco dopo il nuovo papà le regalerà il momento più bello della sua vita. Sin da quando lesse i fumetti di Bill e Ellie è appassionata di viaggi spaziali e alle storie a tema. In ogni caso Joel l'accompagna all'ala dell'astronomia e le farà vivere un'esperienza fenomenale. Trovata una cassetta registrata di un lancio di un'astronave nello spazio, gliela cederà e dopo aver indossato un casco d'astronauta entreranno in una navicella dove simuleranno un lancio nello spazio. La felicità della bambina è quasi tangibile, ma continuando il tour del museo e separati a causa di alcuni detriti, Ellie e Joel troveranno un grande graffito con il simbolo delle luci e la scritta Bugiardi sopra. Ellie rimarrà impalata a guardarla, in più ricordando che pochi minuti fa aveva appena raccolto la nota di una ex luce con scritto che è venuto al museo per trovare la salvezza, ha in realtà però perso ogni speranza nell'umanità. Questo evento fa sì che Ellie ricominci a dubitare di Joel ogni singolo giorno. L'uomo poi la porterà via, usando la scusa del accendere un fuoco per la notte. Un anno più tardi, durante una ricognizione con Tommy e Joel, Ellie viene esortata dal fratello minore a parlare con Joel e le dice che soffre molto questa situazione tesa. Sempre sotto il suggerimento di Tommy, Ellie va con Joel in un negozio di musica. La ragazza sembra prendere a cuore il fatto che suo padre stia provando a leggere i suoi fumetti per prendere confidenza con il suo mondo. Purtroppo però nel viaggio avranno un nuovo battibecco. Una coppia di sopravvissuti fuggita da Jackson è stata trovata a 2 ore di distanza morta. Ellie affermerà che se solo fossero immuni non sarebbe successo nulla, per poi chiedere a Joel se è vero che esistono decine di altri immuni come lei, e l'uomo conferma. Qui la ragazza gli farà notare come, nonostante abbiano attraversato il paese e conosciuto gente di ogni tipo, non hanno mai incontrato qualcuno nelle sue stesse condizioni. Joel, irritato, la zittisce e ribadisce che non esiste alcuna cura, incaricando Ellie di portare i cadaveri di Adam e Sidney ai propri cari assieme. Un anno più tardi Ellie, nel bel mezzo della notte, fuggirà da Jackson e raggiungerà St. Mary per intrufolarsi nell'ormai ex ospedale delle luci, lasciando solo un bigliettino in camera sua, con scritto dove avrebbero potuto trovarla. Joel, il giorno dopo, arriva da Ellie e preoccupato la abbraccia, esprimendo quanto sia stato in pensiero. Ellie, che era rimasta tutto il tempo a riavvolgere un nastro dove si raccontavano i veri eventi di quel fatidico giorno, anche se ormai sa la verità, obbliga Joel a rivelare tutto in cambio del ritorno con lui a Jackson. L'uomo lo fa, ed Ellie viene invasa dai sensi di colpa e colpita da un attacco di panico che le causa tanto dolore fisico sotto forma di contrazioni. Trattando Joel come un mostro, si allontana e gli chiede di tenere lontane le loro vite. Un altro anno più tardi della scoperta di Ellie, la donna partecipa ad una festa di Jackson dove musica ed alcol sono l'ordine del giorno. Ferma in un angolo del bar viene raggiunta da Jessie, che si complimenta di come Joel l'abbia cresciuta negli anni per quanto riguarda le ronde giornaliere, soprattutto per quanto è scrupoloso. E assieme iniziano anche ad osservare Dina che balla con un uomo. Dopo che hanno finito, si avvicina ad Ellie e Jessie salutandoli e trascina la nostra protagonista sulla pista da ballo, sostenendo che tutti sono gelosi di lei a vederla ballare. In quel momento Dina bacia Ellie, per poi essere interrotte da Seth, e mentre le due ragazze se ne stanno andando fa un'osservazione omofoba e le insulta. Tuttavia, Ellie prova a tornare indietro per litigare, ma Joel l'anticipa spingendo via Seth e intimandogli di andarsene. Una volta che Mary e Tommy calmano la situazione, Ellie ribadisce a Joel come non gli serve il suo aiuto. La cosa che mi ha fatto male in questa scena, e credo abbia fatto male anche a Ellie, è il vedere come Joel se ne va offeso davanti a tutti gli abitanti, cosa che non abbiamo mai visto fino ad ora, neanche quando gli ha raccontato tutta la verità sulle luci, dove rimase freddo e impassibile. Ho detto anche che ha fatto rimanere male Ellie, poiché subito dopo il dibattito si vede l'espressione della ragazza passare da arrabbiata a dispiaciuta per come gli ha risposto. A dimostrazione di ciò, dopo la festa, Ellie raggiunge Joel a casa sua, il quale sta suonando indisturbato la chitarra mentre sorseggia del caffè. La donna, che probabilmente ci è rimasta male, dice a Joel che avrebbe potuto tener testa a Seth da sola,
Joel è anche convinto di ciò, ma l'amore paterno che l'uomo prova è stato superiore. Nemmeno noi dall'esterno possiamo capire quanto Joel ami Ellie. Addirittura accetta il nuovo amore della figliuola, affermando che Dina è molto fortunata ed è contento per Ellie in una maniera che non rende visibile, ma immensa. Alla fine del discorso Ellie tira fuori nuovamente la questione Lucy e dice che proverà a perdonare Joel, ma non prima che l'uomo gli abbia risposto che se il Signore gli farebbe rivivere quel giorno, rifarebbe la stessa cosa, salvando sua figlia. Ellie pensa ancora che Joel sia egoista, ma piano piano comincia a comprendere il lato paterno e lo saluta, dicendo che ha bisogno di dormire visto che il giorno dopo ha una pattuglia con Dina. Il pianto di Joel rimarrà sempre impresso nel mio cuore. Il mattino seguente Jesse va a svegliare Ellie e scherzando le dice di aver baciato la sua ex. Ovviamente non serve a nessun tipo di rancore per Ellie, anche perché i rapporti personali sono totalmente diversi in quest'epoca, ma andremo a trattarli in un altro video. Raggiunta Dina comunque, Ellie e Jesse si preparano a partire per la pattuglia, ma non prima che Ellie venga interrotta nel chiedere del bacio a Dina da alcuni bambini di Jackson. Durante la pattuglia Ellie e Dina eliminano diversi clicker, mentre Jesse perlustra un'altra zona con un numero minore di infetti. Finita la ricognizione, le due ragazze vengono sorprese da una tempesta di neve e cercando un riparo trovano il deposito di un loro amico ormai morto, Eugene, con una stanza che comprende una piantagione di marijuana e, tra una canna e l'altra, cominciano a baciarsi. Più tardi vengono anche raggiunte da Jesse, che le vede rivestirsi e trovandosi a disagio le avverte comunque che Tommy e Joel non si sono presentati al punto di ritrovo. Ellie a questo punto prende in mano la situazione e suggerisce di dividersi per cercare compagni. Cavalcando, Ellie raggiunge un loge del WLF con una montagna di infetti morti al di fuori, per questo decide di entrare per lustrare la zona. Magari Tommy e Joel si trovano lì. Appena si intrufola, sente però la voce di suo padre che urla di dolore. A questo punto Ellie riesce a trovare Joel, purtroppo in condizioni pietose, a terra, pieno di lividi, con un occhio particolarmente gonfio. Immobilizzata dai soldati del WLF accanto a Joel senza farlo apposta, Ellie sarà costretta a guardare suo padre morire in modo brutale. Una donna muscolosa e con la treccia lunghissima lo ucciderà spaccandogli la testa con una mazza da golf. Successivamente, piangendo Ellie, minaccia di ucciderli tutti, ma un calcio in faccia la farà svenire. Più tardi viene raggiunta da Dina e Jesse, che aiuteranno lei e Tommy a rialzarsi. Ellie però non riuscirà a staccare gli occhi dal cadavere di Joel. Tornati a Jackson, Ellie, che è ancora traumatizzata, non parlerà per diverse ore. Tommy la sera farà visita alla donna e discuterà con lei per la loro vendetta, avendo scoperto che il WLF ha la base a Seattle. In quel momento Tommy però è troppo nervoso, visto che Maria non vuole mandarlo e i soldati servono per difendere Jackson. Ellie lo fermerà e affermerà che ha intenzione di andare a Seattle e ucciderli tutti, con o senza di lui. Il giorno seguente, dopo il funerale di Joel, Ellie tornerà nella casa di suo padre con Dina, ma verranno sorprese da Maria, che probabilmente vuole fermarle ed evitare che si facciano male, o almeno questo è quello che crede Ellie. Maria, al contrario, le rifornirà di munizioni e le darà un cavallo per andare a stanare e uccidere Abby e i suoi, ma a una condizione: riportargli suo marito, sano e salvo. Arrivata a Seattle, Ellie e Dina cominciano a dare la caccia ad Abby e scoperto che il WLF ha una base operativa in un hotel lo raggiungono, ma scoprono che lì c'è già stato Tommy. Ha infatti torturato fino alla morte due soldati. Dina non può credere a quello che vede. Tommy e Joel, ai suoi occhi, sono sempre state delle bravissime persone e non conosceva nulla del loro passato. Ellie, spiegandogli il sistema utilizzato per torturare i due uomini, però la convincerà. Depredati i due cadaveri, le donne scopriranno che il WLF ha altre basi segnate sulla mappa. Risalendo sul cavallo, però, i lupi gli tenderanno una trappola ed Ellie verrà catturata. Svegliata da Jordan, colui a cui aveva sfregiato la faccia nel tentativo di salvare Joel, Ellie sta per essere uccisa da uno dei compagni del lupo, ma Dina la salverà e successivamente la sua ragazza ricambierà il favore. Ritrovata addosso al cadavere di Jordan foto provocanti della sua ragazza che lo aspetta a casa e coordinate per uno studio TV, le donne si prefisseranno come nuova meta questo accampamento del WLF. Quando Ellie e Dina arrivano lì però, trovano tutti i lupi massacrati e sventrati da qualcuno. Ma allo stesso tempo, in una delle borse del WLF trovano delle foto che mettono Dina ed Ellie alle condizioni di trovare tutti i componenti mancanti della squadra che ha ucciso Joel. Fuggendo da nuove pattuglie che le raggiungono,
Quando Ellie si romperà la maschera in una stazione metropolitana, Dina scoprirà anche che la sua ragazza è immune al Cordyceps. A quel punto, fuggita da un'orda di infetti, anche Ellie verrà a sapere qualcosa di scottante su Dina. Quest'ultima infatti si sentirà male nella fuga, ed una volta messa al sicuro all'interno di un teatro, mentre Ellie spiegherà come quello che ha sul braccio non è una bruciatura, ma un morso, e gli unici che ne sono a conoscenza del suo segreto sono Tommy e Maria, e ovviamente anche Joel lo sapeva ma non c'è più, alla rivelazione di Ellie Dina ricambia con un segreto pesante, ovvero quello che lei è incinta, scatenando la rabbia di Ellie perché si è messa in pericolo. Comunque sia, al riparo di un vecchio teatro non avrà problemi, anche perché le entrate sono abbastanza blindate. Dopo essersi riposati, Ellie e Dina troveranno una radio con la quale rintracciano le comunicazioni dei lupi e scovano tutte le loro posizioni, a parte quella di Owen, che sembra essere sparito. Prima che Ellie parta per vendicare Joel, Dina lascia il suo bracciale ebreo legato al polso della donna e si raccomanda di tornare tutta intera. Nella ricerca degli uomini del WLF e Tommy, Ellie si troverà circondata e fuggendo da molti lupi verrà salvata da Jesse, che la riporterà al teatro per controllare come sta Dina. Curioso vedere come la nostra protagonista sia visibilmente gelosa di Jesse e Dina, soprattutto perché quest'ultima è probabilmente incinta dell'uomo. Riposata e messa in sesto, Ellie viene raggiunta da Dina, che le racconta come e dove trovare Nora, un'altra amica di Abby che era presente quando Joel è morto, il tutto scoperto grazie alla radio, che Dina è riuscita a far funzionare. Nel cammino per arrivare a Nora, Ellie fa la spiacevole conoscenza delle Iene, una tribù di persone che non credono agli oggetti del vecchio mondo, nonché tutto ciò che appartiene ai tempi prima dell'infezione da Cordyceps. Comunque, uccisa una ragazza che giocava con una PS Vita e interrogata per scoprire dove si trova Nora, Ellie la raggiunge in un ospedale, il quale è anche uno degli accampamenti più importanti del WLF. Qui si dà il via ad un inseguimento bellissimo in cui Ellie riesce a inseguire Nora tra le spore di un sotterraneo. La donna rimane stupita del fatto che Ellie non stia tossendo e lì collega tutto, arrivando a capire che lei è la ragazza che il padre di Abby, Jerry, avrebbe dovuto operare. In ogni caso Nora viene torturata da Ellie con un tubo di ferro per farsi rivelare la posizione di Abby e si verrà a sapere che l'assassina di Joel è all'acquario di Seattle. Ellie, tornata al teatro, rivela a Jesse le condizioni di Dina e lui decide di andare con Ellie a salvare Tommy per poi tornare indietro e prestare le cure alla donna incinta. Nonostante tutto però Jesse tornerà indietro quando la situazione sarà più pesante ed Ellie rivela che il suo reale obiettivo è uccidere Abby e poi trovare Tommy, che secondo lei sta comunque seguendo la donna, quindi trovare Abby significa trovare Tommy. Arrivato all'acquario, Ellie ucciderà un cane da guardia, ovviamente non sa che è molto legato a Mel, successivamente ucciderà sia lei che Owen, interrogandoli in punto di morte per sapere dove si è cacciata Abby. Owen, peccato per lei, non riesce a dire una parola, se non che ha ucciso una donna incinta. Aprendo la giacca di Mel, Ellie viene colpita dai sensi di colpa e dallo sconforto. Fortunatamente viene raggiunta da Tommy e Jesse, che la riporteranno a teatro. Lì pianificherà assieme a Tommy e Jesse come tornare a Jackson per aiutare Dina. Peccato per loro, però, Abby li troverà e, intenta a vendicare la morte di tutti i suoi amici, uccide Jesse e spara al volto di Tommy. Qui seguirà Ellie per ucciderla e dopo uno scontro continuo la ragazza perderà, rimettendoci un braccio e vedendosi rompere il setto nasale. Dina in quel momento arriva per aiutarla, ma Abby è furiosa, vuole vendicare i suoi amici ed è decisa a sgozzarla davanti alla sua fidanzata. Sarà fondamentale l'intervento di un bambino sfregiato con l'arco per salvare la vita di entrambe. Disprezzando Ellie e avendo vinto lo scontro, Abby se ne andrà. Qualche anno più tardi scopriamo che Ellie e Dina vivono assieme e il piccolo è nato. Il suo nome è JJ, ma non è un tributo né a Jesse né a Joel. In un giorno qualsiasi, Tommy raggiunge Ellie e scopriamo che non è morto, ma ha perso un occhio, ed è zoppo. Lo zio è arrivato da loro per parlare ad Ellie. Tommy infatti rivela che l'assassina di Joel vive a Santa Barbara in una barca con un ragazzino, lo stesso che le ha salvate dalla furia della donna. Dina litigherà con Tommy perché per lei questa storia è finita e non deve mettere queste idee in testa alla sua ragazza. Ellie, che non ha mai superato il fatto di non essere riuscita a vendicare suo padre, ha intenzione di uccidere Abby e si convince che deve andare. Così, in una notte qualsiasi, si prepara e, sorpresa da Dina che la supplica di rimanere, parte comunque. Raggiunta Santa Barbara, Ellie ha a vedere con un gruppo di schiavisti, le serpi, i quali scopre che hanno catturato e legato Abby ad un palo. Dopo aver raggiunto la donna,
Ellie nota come essa sia malnutrita e malandata, ma nonostante tutto tiene più al ragazzo che a se stessa. Notando come Ellie l'ha salvata, Abby l'accompagna anche alle barche per la fuga. Quel breve tratto di strada, Ellie percepisce e capisce il cambiamento di Abby, che arriva addirittura a ricordargli Joel, per come tratta Lev. Fatto sta che la nostra protagonista decide di battersi, comunque con lei. Lo scontro vedrà Ellie perdere due dita a causa di un morso e il coltellino della madre, ma vincerà il duello mortale. Infatti, mentre combatte, sta per uccidere Abby soffocandola sott'acqua, ma avendo un flashback di Joel che sorride, non riesce proprio ad eliminare Abby, che fugge con la barca. Tornata a casa, Ellie scopre di aver perso Dina, il coltellino della madre, e, a causa delle due dita monche, non può nemmeno più suonare la chitarra, l'ultimo regalo che Joel le lasciò. Posando lo strumento musicale tra le sue cose, Ellie si allontana, viaggiando per una meta che non ci è data sapere. È così che finisce la storia di Ellie. Con una straziante storia di vendetta, perdono e solitudine.